ragazzi, quest'oggi ho finito tutto quanto il cibo che ho in casa. Assolutamente tutto quanto, non ho più nulla. Cassetti vuoti, tutto completamente vuoto. E per forza devo andare assolutamente a prendere la mia macchinina e andare a fare un po' di spesa. E sai cosa? Già che ci sono, posso andare a comprare dei nuovi vestiti. Sì, giusto per avere un qualcosa di diverso e nuovo. Ecco, perché effettivamente stare in felpa ora che sta facendo anche caldo non mi piace molto, devo essere sincero. Quindi con la mia bellissima macchina andiamo un attimino al supermercato e andiamo a vedere cosa c'è di buono da mangiare. Quindi andiamo da questa parte. Qui è aperto un nuovo ristorante di sushi. Poi voglio venire a provarlo perché effettivamente adoro il sushi. E a voi piace il sushi? Fatemelo sapere nei commenti. Il ristorante, scusatemi, il supermercato dovrebbe essere proprio da questa parte. Esattamente, magari non entriamo dentro, parcheggiamo la nostra macchinina bellina bellina qui. E inoltre non sapete una cosa? Che qui non esistono più commesse, ormai siamo nel futuro, ragazzi. Semplicemente basta solo, ecco, lasciare dei soldi qui in cassa e pagare. Nulla di più semplice. Non c'è il commesso che ovviamente controlla perché è tutto videosorvegliato da telecamere nascoste per il momento. Da come vedo effettivamente, wow, ci sono nuovi vestiti, esattamente. Fammi un attimo posare questa maledetta ciulker che mi dà solo fastidio. Costume da donna non mi interessa. Un costume da uomo, sai che quasi quasi me lo indosserei perché mi piace effettivamente. Per il momento fammelo mettere da parte. E ci sono anche queste nuove armature. Questa maschera voglio provarla, a tutti i costi. Ma bellissimo, ragazzi, non ci credo. Però credo che costi un po' tanto, quindi la metterò qui. Oh, voilà, che armatura. Questa la voglio, questa la voglio. Però credo che anche questa costi abbastanza. E per il momento effettivamente non me la posso permettere, quindi mettiamo tutto quanto da parte. C'è anche del pollo, delle belle bistecche, non lo so. Oh, che diavolo, c'è un ladro che mi ha appena rubato la shulker box. Oh, non ci posso credere, vieni qui, maledetto ladro. No, 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 no. Col cavolo che me la rubi, devi venire qui assolutamente. Non ci posso credere, da quanto è che ci sono i ladri in città? Vieni qui, vieni qui, vieni qui, li devo prendere. Oh, mamma mia, vieni qui, vieni qui. Oh, togli la shulker, maledetto ladro. Oh, grazie mille, sei riuscito a prendere il ladro. Non penso che ci sarei riuscita da sola. Ok, ho capito, però tu sei una poliziotta. Questo è il tuo lavoro, dovresti farlo te. Questa è la mia shulker, perché non sei arrivata prima? Lo stavo inseguendo, ma era troppo veloce per me. Ho capito, senti, che ne dici di arrestarlo? Perché effettivamente mi ero rubato la shulker e c'erano un sacco di diamanti dentro. Ma poi aspetta, ma non sei Chiara? Chiara? Non so chi sia questa Chiara. Ti chiami Chiara? Cioè c'è un'altra Chiara quindi in città? No, 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 non sono Chiara. Ok, che strano. Va bene, allora ti ringrazio, ci vediamo più avanti. Spero che arresterai il ladro, giusto? Sì, 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 grazie mille per il tuo aiuto. Perfetto, di nulla, arrivederci. Ah, che strano, ragazzi, ma effettivamente sembra proprio Chiara. Ma comunque non ho la più pallida idea. Spero solo che resti il ladro. Ma lo sta facendo scappare. Ah, sentite, ah, non ne posso più. Fammi prendere la mia macchina e andiamo in casa. L'importante è che effettivamente ho recuperato la mia shulker. Non voglio più comprare nulla perché assolutamente nulla di nulla di nulla. Ho proprio rischiato abbastanza di perdere la mia shulker con i diamanti. Quindi rientriamo a casa e andiamo a giocare con il computer, che secondo me è un'ottima soluzione. Col cavolo, comunque devo andare a provare quel ristorante cinese perché io adoro il sushi. Quindi effettivamente devo andare a provare. Ma adesso non ci interessa, torniamo assolutamente a casa perché sono molto stanco e voglio andare a giocare al computer. Sì, Marcus, sempre a guidare la macchina, eh. Guardate cosa stai facendo, non potrei fare queste manovre qui. Però tanto finché nessuno mi vede è tutto ok, no? Spero di sì, ecco. Finalmente eccomi col PC. Oh, non vedevo l'ora di giocare. Assolutamente perfetto. Oh, che diavolo è che sono adesso al campanello? Mo, mi sono appena seduto in questo istante e già mi stanno suonando. Sono appena rientrato a casa. Ma perché mi devono disturbare sempre? Senti, fammi andare un attimo in bagno e scendo tra poco, perché effettivamente devo andare. Ok, scusate, non volevo, fammi almeno buttare giù. Ok, perfetto. Quindi andiamo a vedere chi diavolo è che mi sta chiamando. Ma perché non posso stare un attimo in santa pace? Ah, devo tornare comunque a fare la spesa perché non ho la cena per questa sera. Ma comunque andiamo a vedere chi è. Oh, mamma mia, di nuovo tu. Ma che cosa vuoi davanti casa mia? Mi dispiace, ma ti devo arrestare. Per quale motivo dovresti arrestarmi, scusami? Ti ho visto guidare, hai infranto le regole della strada. Ma non è vero, ho guidato benissimo, stai scherzando? No, 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 era totalmente spericolato. Ma allora, sono uscito un po' fuori strada, ma non credo che c'è il bisogno, ecco, di arrestarmi. È una cosa, credo, scorretta. E invece c'è proprio bisogno di arrestarti, vieni con me. Ma vieni con me? Dove? Dove? In prigione? Sì, adesso andiamo in prigione. Mamma mia, va bene, andiamo in prigione. Mi sembra molto ingiusta questa cosa. Mamma mia, perché sono in prigione? Perché c'è qualcuno? Polizia, poliziotta? Ah, c'è Chiara! Chiara, puoi venire qui per favore? Ti devo parlare. Che poi si chiama Chiara, ma non è Chiara e non ho ancora capito. Ma che cosa vuoi? Ti posso chiedere di farmi uscire, per favore? Non ho fatto nulla, è ingiusto che sono in questa prigione. Ti scongiuro, Chiara. Assolutamente no, ti devi prendere le tue responsabilità. Ho capito, e per quanto tempo devo stare in prigione così chiuso tra le sbarre? Ancora ne stiamo discutendo. Va bene. Non posso fare assolutamente nulla. Nemmeno se pago posso uscire da questa maledetta prigione. No, ma sei impazzito. Va bene, ok, rimarrò qui.
Oh, ma perché? Ma perché? Oddio, ma che diavolo sei tu? Ma perché ci fai qui? Ehi, io sono il tuo compagno di cella. Ciao, come stai? Oh, no, 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 io non voglio avere questi compagni di cella. Ma perché? Fammi sentire. Ma puzzi anche! Come ti permetti di dirmi che puzzo? Io sono un pulitissimo, bevo acqua del bagno tutti i giorni. Che schifo! Ah, oh, no, 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 non ci voglio stare qui, per favore. Mi fa veramente schifo, allontanati da me. No, 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 stai lontano, mi fai schifo, ho detto. Oh, aspetta, devo andare un attimo in bagno. Ma che schifo, no, 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 no. Fammi scattare questa... Mamma mia. Senti, vattene via, devi stare lontano da me, puzzi. No, 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 per favore, aiuto. C'è qualche altro poliziotto che mi potrebbe aiutare a farmi uscire da qui? Ti scongiuro, qualcuno che viene a parlarmi. Non ci voglio stare con questo, è puzzolente. Oh, mamma mia. Oh, no, non c'è più il compagno di cella. Ah, qualcuno mi avrà sentito finalmente. Oh, salve. Oh, se c'è un poliziotto, per favore. Senti, è più di un giorno che sono qui, mi fai uscire, per favore? No, sta zitto, non puoi uscire per nessun motivo. Ma come non posso uscire? Senti, allora, quella diavolo di poliziotta, conosci Chiara, quella poliziotta maledetta lì? Oh, non so chi sia Chiara, effettivamente. Come non sai chi è? Ma lavora qui, è una poliziotta. Non lo so, effettivamente, non la conosco ancora bene, io sono nuovo. Ah, ti posso chiedere di farmi uscire, ti scongiuro. Ma poi, infatti, perché tu sei dentro questa cella? Ebbene, non lo so, quella lì mi ha imprigionato a caso, io non c'entro nulla, te lo giuro. Io stavo guidando benissimo per la strada e mi ha arrestato per un motivo veramente stupido. Va bene, fammi andare a controllare in caso di libero io. Dammi solo un attimo di tempo, arrivo subito. Perfetto, grazie. Spero solo che mi facciano uscire da qui. Quello lì forse sarà andato in bagno, magari nella mensa, non lo so. Per favore, poliziotto, per favore, eccolo qui. Dimmi che puoi uscire, dimmi che posso uscire, ti scongiuro. Sì, puoi uscire, vieni pure da quest'altra parte, alla tua destra. Oh, che grazie mille, non ci posso credere, sono fuori. Sì. Seguimi, andiamo all'uscita. Ok, perfetto, andiamo. Ah, meno male, sono contentissimo che sono fuori. Avete visto che era ingiusto? Che quella diavolo di poliziotta mi aveva arrestato. Mamma mia, quanti poliziotti. Salve, signori, salve. Questa quindi è l'uscita, giusto? Sì, esattamente. Puoi anche tornare a casa, sei tranquillo. Grazie mille, signor poliziotto. Arrivederci, arrivederci. Ok, posso uscire da quale parte? Ah, anche qui, tranquillamente, perfetto. Ciao, ragazzi, ciao, ciao. Ok, siamo liberi, ragazzi, non vedo l'ora. Voglio tornare a giocare al mio computer. Sì, torniamo subito a casa. Ah, finalmente posso giocare al computer di nuovo. Non vedo l'ora, fammi un attimo posare questa shulker qui. E anche i miei bellissimi 10 diamantini. Oh, voilà, voglio anche mangiare la pizza. E, oh mio Dio, non ci posso credere di nuovo che mi suona il campanello. No, ve lo giuro che io mi trasferisco. Mi trasferisco il prima possibile da qui. Oh, mamma mia, volevo andare in bagno, ma mi sa che è meglio di no, che veramente puzza come cago il bagno. C'è anche un pappagallo, che era il mio pappagallo, che, vabbè, lasciamo stare. Ah, che diavolo. No, 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 non è possibile un'altra volta. Ma perché, cosa ho fatto di male? Ah, dannazione, si può sapere cosa vuoi di nuovo qui in casa mia? Salve, sono venuta per fare un controllo sanitario al bagno. Un controllo sanitario al bagno? Ma assolutamente no, il bagno è di mia proprietà, non puoi assolutamente entrare. Beh, la città ha emanato una legge secondo la quale tutti i bagni devono essere perfettamente puliti. Ho capito, e se è sporco è un problema? Sì, è un problemone. Ok, va bene, però nel senso, io non posso avere il bagno come voglio, è casa mia d'altronde, l'ho comprata. È la legge. Va bene, il bagno è qui, buona fortuna, ecco. Mamma mia, che schifo. Cos'è tutta questa terra? Il pappagallo dentro il bagno. Ecco, è che mi sono dimenticato di pulirlo. Non credo sia un problema, no? È terribile la situazione, ti devo arrestare. No, non è possibile che per un bagno devi arrestarmi. No, 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 c'è qualcosa che non va, assolutamente no. Non puoi scappare dalla legge. Ho capito, mi devi arrestare di nuovo, ma per quanto tempo? Lo decideremo dopo. Oh, mamma mia, va bene, dobbiamo tornare in prigione per l'ennesima volta. Sì, mi dispiace, però così deve andare. Va bene. Seguimi pure. Dove diavolo stiamo andando, Chiara? Beh, da questa parte. Ok, ma non devo andare in cella. Perché stiamo andando nella mensa, scusami? Prenditi un posto. Va bene, posso sapere perché questo? Allora, io devo parlarti. In realtà volevo farti entrare nella polizia. Volevi farmi entrare in polizia? Ma che vuol dire? Mi hai detto che dovevi arrestarmi prima per aver infranto il regolamento della strada, ok? Poi perché ho il bagno sporco? E che cosa adesso mi devi far entrare in polizia? Ma sei impazzita? Alla fine erano tutte scuse per cercare di convincerti, sai no? Sei stato molto bravo l'altra volta con quel ladro. Ok, hai ragione anche tu. Ma perché dovrei entrare in polizia? Non ho fatto nessun esame. Cioè, assolutamente nulla. Mi fai entrare tu così da un momento all'altro? Sembri molto portato per questo lavoro. Ho capito. Però non lo so, sono molto indeciso. Tu dici che è un ottimo lavoro, cioè meglio, a te piace questo lavoro? Sì, è molto divertente, fai esperienze, ti pagano bene. Ok, fantastico. Va bene, ci penso un attimo. Ok, va bene, dai, accetto la proposta. Davvero accetti? Sì, dai, perché no? Voglio fare una prova, per il momento sì. E inoltre, ora che sono diventato poliziotto, giusto, sono diventato poliziotto, sbaglio? Beh, adesso manca ancora poco, però tra poco lo sarai. Ok, perfetto. Posso avere un vestito o una qualsiasi cosa? Perché sai, sono in felpa, non credo che possa fare il poliziotto.
scelto in questo modo? Andiamo a prendere la tua uniforme. Ok, va bene, andiamo subito. Avete anche delle armi da darmi, per caso? Con calma. Oh, ok, va bene, andiamo. Oh, perfetto, Chiara, eccomi qui. Com'è il vestito? Dio, stai benissimo, sei davvero carino. Ok, grazie mille. E beh, ora cosa dobbiamo fare? Allora, intanto ho preparato l'arma per te. Ok, fammi vedere. Pure wow, bellissima. Posso utilizzarla quanto voglio, tipo per spararti? Assolutamente no, usala solo quando è strettamente necessario. Oh, ok, va bene, va bene, va bene. Scusami, posso sparare anche qualche guardia lì giù? No, non ci provare. Ok, nemmeno detenuti qui. No, no, neanche detenuti. Ok, va bene, non è un problema. Allora la tolgo. Dimmi un po', cosa dobbiamo fare adesso, ora che sono diventato un poliziotto? Seguimi, ti mostro come lavoriamo. Ok, perfetto. C'è una stanza dedicata, non ho capito dove dobbiamo andare. Allora, innanzitutto c'è la stanza di PC dove riceviamo le richieste d'aiuto. Ok, benissimo. Quindi tu praticamente passi la maggior parte del tuo tempo qui, giusto? Esattamente. Ok, e quale sarebbe la mia postazione? Prendi quella di sinistra. Ok, perfetto. Quindi qui dobbiamo controllare tutto. Ma in caso, se io voglio andarmi a fare un giro nelle prigioni per vedere un pochettino i detenuti, cacciarli, posso andare? Allora, non sempre ci sono i momenti di pausa, perché nel caso in cui, non so, qualcuno abbia bisogno di aiuto, tu devi essere pronto a scappare. Ok, certo, 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 va benissimo. Ok, allora ci mettiamo un po' qui a lavorare al PC e ecco, sono appena arrivato in polizia, quindi se sbaglio qualcosa credo non sia un problema, no? Sei all'inizio, quindi non ti preoccupare, comunque ci sarò io ad aiutarti. Ok, va benissimo, grazie mille. Senti Marco, mi è appena arrivata una comunicazione. Ok. Allora, un detenuto ha bisogno di qualcosa, riesci ad andare a controllare? Ok, sì, va benissimo, mi sai per caso dire la cella, così non sbaglio? Sì, 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 la cella è la 10B. Perfetto, vado a vedere e arrivo subito, grazie Chiara. Ok, quindi, cella 10B, perfetto, devo andare da, quindi da questa direzione, spero sia qui da questa parte. Forse è meglio che tolgo l'arma, o forse no, non lo so. Allora, cella 10B, qui abbiamo la 15, 16, 14, 13, dovrebbe essere 12, 11, 9, 10B. Sei tu che richiedi aiuto? Sì, voglio uscire per favore, fatemi uscire. Mi dispiace ma non posso farti uscire, cioè nel senso io non sono qui per, ecco, come dire, non posso farti uscire, mi dispiace. Per favore, ho tante cose da darti, senti, ho dei diamanti, ti vanno bene? Dei diamanti? Dipende quanti diamanti. Beh, ne ho ben 2 milioni, ti vanno bene? 2 milioni di diamanti? Oh mio Dio, non posso rifiutare una cosa. Arrivo subito, dammi solo un attimo, non posso assolutamente rifiutare un'offerta del genere. Fammi vedere, dovrei trovare un modo per assolutamente prendere, ecco come dire, distrarre la poliziotta e farlo uscire. Perché Chiara effettivamente lì può controllare tutto dalle telecamere. Quindi devo trovare assolutamente un modo per farlo uscire da lì in modo che non mi vede e posso liberare il detenuto. Ragazzi, per 2 milioni di diamanti assolutamente devo accettare. Ah, un'offerta del genere non mi si ripresenterà mai più in vita mia. Quindi fammi pensare, fammi pensare. Aspetta, 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 perché mi è venuta un'idea bellissima. Potrei invitare effettivamente Chiara a cena, perché vedo che comunque è molto disposta, mi fa dei complimenti. Effettivamente, beh, è strano. Quindi posso invitare Chiara a cena questa sera, così in modo che appena lei uscirà da lavoro io potrò liberare assolutamente il detenuto e non mi dirà nulla. Perfetto, quindi dovrebbe essere lì ancora a lavorare. Ok, ok, ci devo provare assolutamente. Quindi andiamo, fatti coraggio, Marquez, fatti coraggio. Chiara, 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 allora, tutto a posto con il prigioniero? Ecco, voleva solo del pane, io ho dato del pane. Spero ho fatto bene, no? Sì, ok, perfetto. Ok, e inoltre volevo chiederti una cosa, ecco. Tu dopo cena, una volta staccato da lavoro, hai da fare? No. Ok, perché volevo invitarti a cena, che ne pensi? Davvero? Sì, perché sai, mi sei simpatica, quindi sì, perché no? Cosa preferisci mangiare? Dai, dimmi un po'. A me piace molto il sushi, cosa ne pensi? Oh, sushi, adoro il sushi. Poi in città c'è un ristorante nuovo, quindi potremmo andare a provare, che ne pensi? Andiamoci. Ok, perfetto, allora facciamo una cosa. Io vado, arrivo subito, tu aspettami fuori da lavoro, così direttamente poi ci becchiamo fuori e andiamo al ristorante, ok? Ci vediamo dopo. Perfetto, a dopo Chiara. Perfetto, ci siamo, quindi ora devo solo trovare un modo per non farmi vedere. Va bene, tanto queste guardie, io sono superiore a loro, esattamente. L'importante è che abbiamo fatto andare via Chiara da lavoro. Teoricamente non dovrebbe esserci, fammi controllare. Nella stanza non vedo nessuno a parte la sedia blu. Perfetto, quindi vuol dire che è già uscita da lavoro. Bene, 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 bene. Si sarà andata a cambiare assolutamente. Fammi vedere allora. Abbiamo il detenuto da questa parte. Eccomi qui, signore, eccomi qui. Va bene, sai che ti dico? Va bene, ma mi dovresti dare tutti i diamanti. Oh, nessun problema, nessun problema. Grazie mille, prendi pure i diamanti. Fammi uscire, per favore. Oh, assolutamente, vieni qui. Prima dammi tutti i diamanti. No, 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 dammi tutti i diamanti. Voglio tutti i diamanti assolutamente, se no non ti faccio uscire, forza. Ok, va benissimo, tieni tutti i diamanti. Oh mio Dio, quanti diamanti, non ci posso credere.
mettere. Ok, perfetto. Ora direi che puoi assolutamente uscire. Rego, vieni, vieni. Puoi andare assolutamente. Non so se può scappare in questo modo. Potrebbe essere un problema, ma facciamo finta di non averlo visto. L'importante è che ho recuperato tutti i miei diamanti. E ora, beh, devo rispettare la promessa. Devo andare a cena con Chiara. Non ci posso chiedere dove diavolo è andato. Spero che si sia allontanato. Oh, sta scappando così dalle guardie. Vabbè, spero che sia tutto ok. Bene, bene, bene. Scusi, signore, signor poliziotto. Ecco, quel detenuto l'ha liberato te. Sì, 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 sì. Tutto a posto, tutto a posto. Non ti preoccupare. Ok, ok, perfetto. Ok. Ok, perfetto. Quindi direi arrivederci, arrivederci. Posso tranquillamente tornare in casa. E mi devo andare a cambiare assolutamente. Per andare a cenare, me l'ho detto. E devo rispettare la promessa di Chiara. Ah, va bene, andiamo già a cambiare. E te, stai zitta. Mori. Perfetto, ho recuperato la mia macchinina. E ora devo solo vedere dov'è che si trova il ristorante. Se non ricordo male, dovrebbe essere da queste parti. Fammi vedere. Qui c'è il supermercato più avanti. O dovrebbe essere qui. Eccolo qua. Perfetto, fammi parcheggiare. Infatti, c'è Chiara che già mi sta aspettando. Voglio mettere la mia macchina qui, proprio nel parcheggio dietro. Voilà, con calma. Mettiamola molto bella, tranquilla. Voilà, perfetto. E andiamo a parlare subito con Chiara. Mi sta aspettando. Beh, sono un po'. Ecco, non sono molto convinto di fare questa cena. Però siamo obbligati. Chiara, eccomi qui. Da quanto è che mi stai aspettando? Ho fatto ritardo per caso? Non ti preoccupare. Ok, perfetto. Allora, dai, accomodiamoci. Quindi mi hai detto che ti piace molto il sushi, no? Sì, 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 sì. È molto, molto buono. Perfetto. Mi piacciono molti nigiri. Ok, non è la prima volta che lo mangi. O sbaglio? No, no, no. Ah, ok, benissimo. E che altro? Com'è andata la giornata di lavoro oggi? Ti sei divertita? Mi sono divertita più del solito. Ok, perfetto. Comunque ci sono veramente persone molto strane in prigione, soprattutto dei prigionieri. Che cosa sta succedendo? Chiara, Chiara, perché ti ha preso? Che cosa succede? Devo andare a lavorare. Ma come devi andare? Ma non vi piace neppure? Ma va bene, non lo capisco sta cosa. Che cosa hanno appena visto i miei occhi? Ma che diavolo hanno? Stavo parlando con Chiara, è arrivato un poliziotto e l'ha preso, non ha detto nulla. Mi ha detto devo andare a lavorare, ma che... Ah, non ne posso più. Senti, sicuramente l'avranno arrestata, ne sono sicuro. Quindi fammi tornare al lavoro con la mia macchina e voglio vedere proprio quello che è successo. Che strano, ragazzi, che strano. Effettivamente non ci sto capendo nulla. Ma è troppo strana questa ragazza. Poi mi dice che non è Chiara, la stessa voce di Chiara che conosco io. Ah, secondo me c'è qualcosa che non mi stanno dicendo. Devo subito andare a scoprire che diavolo sta succedendo. Ah, guardate, se mi devo veramente mettere in queste situazioni orribili. Ah, fammi andare a vedere che cos'è che è successo a Chiara. Salve, signor poliziotto. Chiara, ma perché sei in prigione? Ti prego, fammi uscire, non ho fatto niente. Ma cosa diavolo è successo? Perché ti hanno messo in prigione? Una poliziotta in prigione poi? Ma cos'è sta roba? Non lo so, non lo so. Signor poliziotto, posso far uscire Chiara visto che l'hai arrestata proprio te? Oh, non se ne parla proprio, assolutamente. Non ti azzardare, ho detto, vedi che ti faccio fuori. Ok, va bene, scusami, non lo farò, non lo farò. Chiara, ho parlato con il poliziotto e mi ha detto che per nessun motivo posso farti uscire, ecco, mi dispiace. Per favore, Marco, per favore. Mi dispiace, sai, non voglio morire. Ci vedremo più avanti, ciao ciao. Non lo so, che diavolo è appena successo. Senti, io voglio assolutamente cambiare lavoro, non ci voglio più stare. Vado, prendo la mia macchina, butto questi vestiti. Assolutamente non è troppo strano. Salve, 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 credo che non ci vedremo proprio mai più. Ah, la mia macchina l'ho parcheggiata qui, fammela prendere e me ne vado assolutamente a casa. Ah, che strano lavorare come poliziotto. Perfetto, siamo tornati a casa. Ok, devo buttare anche questi vestiti. Fammi posizionare la macchina tranquillamente sopra qui. Ho detto qui sopra, ok, benissimo. E voglio andare a giocare al mio computer, assolutamente. Però aspetta, ci ho appena pensato. Ho appena realizzato che ho comunque un'arma da poliziotto. Che bello, perfetto. Posso andare finalmente a giocare al computer, non vedo l'ora. Oh mio Dio, Chiara, ma che diavolo ci fa il mio PC? Alla fine mi sono licenziata. Ma aspetta, aspetta, aspetta. Quindi sei la Chiara che conosco. Ah, era tutta una tattica per portarti fuori a cena. Ho capito, non mi dire che vuoi andare di nuovo a cena fuori. Chiara, per favore, lasciami in pace. Perché no? Anzi, sai che ti dico, arrivederci, amore. Ok, perfetto, credo che mi sono liberato di Chiara. Oh, che incubo.